Greetings, world. We are Anonymous. Attenzione, questo messaggio è stato rubricato come sovversivo, chiunque lo ascolti è in grave pericolo. Stiamo assistendo al perdurare di impostori all'interno delle istituzioni, il loro modus operandi è il medesimo delle dittature più efferate, asserviscono al potere televisioni e giornali in modo da protrarre l'inganno con la falsa informazione e strappare alla parte labile del popolo un voto per legittimare la propria presenza. Con l'avvento di internet, questo schema comincia a vacillare perché non esiste più un monopolista dell'informazione, l'informazione è divenuta libera, senza un padrone, e la gente è sempre più propensa ad attingere da più fonti per poi cercare di ragionare su quale sia l'informazione più corretta. Questo sta diventando lo spauracchio delle lobby al potere che cominciano a vacillare grazie al perdere d'efficacia della propaganda mediatica sui media tradizionali. Amici della democrazia hanno messo online un canale di informazione libero, nel quale viene mostrato ciò che avviene dentro le istituzioni, smascherandone gli intrighi. Ti invitiamo a partecipare attivamente in questo canale riportando notizie, pubblicando video o commentando. L'era di internet mette fine all'informazione passiva e permette a chiunque di interagire, smentire, sbugiardare o rettificare. Siamo dinanzi ad uno strumento di democrazia talmente potente da potersi definire lo spauracchio degli impostori della politica che risiedono nelle istituzioni. Ora è chiaro che il loro perdurare potrà reggersi solamente con la dittatura. Il loro perdurare non potrà essere più legittimato dal voto di ignari vittime della propaganda. Paese cittadino, ti invitiamo a partecipare nel forum di M5S News.com. I messaggi pubblicati verranno messi in coda e dei sofisticati robot nel giro di alcuni giorni li propagheranno in decine di gruppi sociali. Si tratta di una sorta di megafono digitale dell'informazione che amplifica e dà voce al popolo creando un pensiero collettivo di cui anche te potrei essere protagonista. Distruggete questo messaggio.